Come è nata la storica trasmissione Mediamente e quali erano, diciamo, le logiche che ci stavano dietro? È stata una felice intuice di quello che era allora il vice direttore, poi è diventato il direttore di quella che si chiamava Videosapere, che poi è diventata Rai Education, ovvero Renato Parascandalo, il quale verso il 94, inizio 95, ha, come dire, così, ha visto in mezzo alla nebbia di allora, perché insomma era molto anticipata rispetto ai tempi, ha visto questa ipotesi di trasformazione dei mezzi di comunicazione. Il senso di quest'ultima edizione, ma dell'edizione in generale, sia stato quello di fare servizio pubblico, cioè eravamo una trasmissione di servizio pubblico, come secondo me la Rai dovrebbe essere. Eravamo una televisione che raccontava una importantissima, anzi direi fondamentale, evoluzione del mondo della comunicazione, ma poi dei comportamenti, quindi degli stili di vita, quindi delle economie, della formazione e quant'altro. Di tutto il mondo, naturalmente prima di alcuni paesi, ma che poi lentamente sarebbe diventato di tutto il mondo, e lo facevamo a un costo molto basso e con una competenza, credo, piuttosto alta, fra l'altro lasciando anche un sito che è www.mediamento.rai.it, che da qualche parte è ancora frizzato, ma che si può ancora andare a cercare, dove ci sono un sacco, ma veramente un sacco di materiali molto interessanti che documentano molto bene quella fase storica, che è stata la prima fase storica. Nel corso degli anni sono cambiate moltissime cose, anche e soprattutto nel panorama tecnologico e per quel che riguarda internet in Italia. Quindi sono rimasta un po' stupita quando quest'anno, il ministro Severino ha affermato, proprio durante i giorni del Festival del giornalismo di Perugia, che ci vorrebbe più regolamentazione, più regole, più controlli, specialmente sui blog. Il web di per sé, co come tutte le situazioni, come dire, nate libere, cresciute libere, non ha molto bisogno di regole, ma di qualche regola sicuramente sì. Ritengo che come dire, ci sia comunque un codice penale, e se una persona, come dire, infrange un codice penale, qualunque esso sia, se per un fatto di, come dire, di insulti piuttosto che di accuse, piuttosto che di calunnie, piuttosto che venga giudicata da quello, cioè non credo che, credo che il codice, come dire, sia abbastanza completo e come dire, sperimentato per poter valere anche nel caso di internet. Credo che nei confronti di internet ci sia naturalmente una voglia di tenerlo sotto controllo, perché è uno strumento di libertà. In questa società contemporanea gli strumenti di libertà sono naturalmente considerati pericolosi da coloro che invece vogliono mantenere gli status quo. C'è spazio nella TV di oggi per programmi di divulgazione tecnologica? Direi di no, in linea di massima, perché se uno guarda i palinsesti delle varie televisioni c'è poco o niente in materia. Diciamo che alle ultime, per quanto mi riguarda, mi sembra che c'era ancora Reporter su Sky, credo che abbiano chiuso Neapolis, che comunque che era il TG3 della Campania, e comunque un po' di informazione scientifica la faceva, e credo che non ci sia altro. Io posso dirti anche da parte mia che ho provato anche a riparlare con la RAI per fare un programma del genere, ma non c'è molta attenzione nei confronti dell'informazione scientifica. Manca un po' la visione, manca la visione, come è mancata del resto ai nostri politici, che per 15 anni non hanno capito di che si stesse parlando e quindi non hanno, come dire, contribuito, aiutato, facilitato e agevolato, insomma, una diffusione vera dell'uso di internet in Italia, della banda larga e di quant'altro. Cioè, proprio mancata la visione. Quando manca la visione del futuro, tu parli del presente, fingendo, spacciandolo per futuro prossimo. Ma manca in realtà la visione di quello che sarà fra 5 anni, fra 10 anni. È stata evidenziata, diciamo, in più occasioni, la non adeguatezza dell'approccio che hanno, diciamo, queste vecchie figure, questi vecchi modi di approcciarsi effettivamente ai propri clienti, ai propri lettori da una parte, con degli strumenti completamente nuovi. Che cosa ne pensi? Come pensi che evolverà questa situazione? Penso che siamo in mezzo a un guado. Noi italiani siamo quasi sempre in mezzo a un guado, anzi, credo che ormai ci siamo organizzati per avere degli stivaloni ascellari, direbbe Fantozzi. Credo che stiamo evidentemente in una fase di passaggio in cui l'irruzione di un nuovo sistema di comunicazione, ma anche poi di conseguenza un sistema di disintermediazione, quindi un sistema di
collegamento diretto fra l'azienda, il consumatore, fra il produttore e colui che lo critica, fra i giornalisti e i giornalisti invece, come dire, elettronici, quindi, come dire, che si muovono dal basso con la telecamerina. Cioè, tutto un mondo di cui si conosceva, come dire, le abitudini, si conoscevano pregi e difetti. È un nuovo mondo di cui si intravedono le potenzialità, ma che è ancora in buona parte da esprimere. Credo che lo scontro fra questi due sistemi sia inevitabile e quindi un vecchio modo di fare si trova a disagio con un nuovo modo di fare. Un nuovo modo di fare, a sua volta, però, ritiene quello vecchio una cosa da Jurassic Park e che non dovrebbe più esistere. C'è una possibilità di integrazione tra un vecchio media come la TV e i nuovi media? E cosa uno può prendere dall'altro? Beh, un'integrazione vera e propria, secondo me no, nel senso che un'integrazione superficiale sicuramente sì, nel senso si possono fare dei programmi su internet, in televisione, si possono fare sul web dei programmi che abbiano una valenza televisiva, seppur limitata, però poi una vera integrazione dei due sistemi non è possibile perché nascono con caratteristiche diverse, cioè uno nasce come un media personale, l'altro nasce come un media di massa. E quindi è come voler incrociare due cose che sono geneticamente diverse, come incrociare, non so, un cavallo con una lepre. Si può fare, boh, probabilmente in un laboratorio sì, ma insomma, chissà che cosa ne possa venire fuori, chi lo sa. In una nostra precedente intervista con l'ex direttore di Al Jazeera, Wada Kamfar, lui sosteneva che effettivamente quello che è accaduto con la primavera araba e il modo in cui sono stati utilizzati i social media molto probabilmente sarà difficilmente replicabile in altre parti del mondo in un altro momento storico. Come pensi che evolverà questo aspetto da questo punto di vista? Beh, se ci focalizziamo su quelle che possono essere appunto le rivoluzioni, i movimenti di massa, eccetera, credo che evolverà esattamente come è evoluto l'arte della guerra nei secoli, cioè informazione, controinformazione, come dire, mezzi dispiegati, guerriglia, cioè queste poi alla fine sono i termini.